Benissimo. Hola. Meno male. Ciao Alberto, benvenuto. Ciao Anna Maria. Ciao Giovanna. Anna carissima, eccomi qua. Fantastico. Bene, ciao Tiziana. Che bello vedervi. Siete sempre in tanti, eh? Mi fa piacere, anche se non facciamo i contatti, però è anche bello, insomma, guardare insieme un po' il percorso della metafonia, no? Perché poi è interessante secondo me, no? Perché almeno per me è stato molto interessante rileggere i libri e andare a riprendere un po' tutto, perché ho trovato tanti spunti, tante idee di cui potremo parlare sicuramente dopo. Quindi Carla, Cinzia, Simona, Tari, io adesso per un po' posso salutarvi intanto che entrate, che poi dopo non potrò più perché sennò mi distraggo. Elga, Mary, ciao a tutti, benissimo, ciao Cecilia cara, Salvatore, carissimo Massimiliano. Benissimo, io ho intenzione di fare così se siete tutti d'accordo. Eccomi qua sull'attenti, dice Simone. No, no, dai, non sono così rigida, ci mancherebbe. È un piacere stare qua tutti assieme perché comunque è un modo per stare insieme, per crescere insieme, per interessarci di questi argomenti. Rita, anche te benvenuta. Ci sono persone nuove, quindi sono ancora più felice. Maria Grazia, benvenuta, sei il mio angelo custode, nominato ufficialmente, Pina carissima, Cristina, bene, 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 Ornella, siamo veramente in tanti. Bene, bene. Stavo dicendo che avevo intenzione, siccome ho trovato tanti spunti interessanti nel libro di Urgerson, era mia intenzione fare una cosa di questo tipo, leggere la sua storia, così affinché tutti voi possiate conoscerlo a grandi linee. E poi, siccome nel suo libro, che è questo, Dialoghi con l'aldilà, che mi sono letta, ho trovato parecchi spunti anche sulla reincarnazione, sulle sue considerazioni personali, le sue valutazioni personali. E secondo me sarebbe interessante fare la nostra diciamo, lezione, si può anche chiamare lezione, ma io direi il nostro stare assieme, preferisco perché non mi sento assolutamente una docente, malgrado sia qua, ma solo una che si interessa, le piace informarsi e magari lasciamo uno spazietto insieme per poter fare le domande, così posso rispondere, perché se mi concentro su questo non vedo le domande e quindi magari l'ultimo diciamo, la durata del nostro incontro sarà 45 minuti occhio e croce, ecco, questo è quello che mi è stato dato come tempo. Magari teniamo l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti per far delle domande, se qualcuno vuole qualche chiarimento, ci possiamo confrontare, ecco, penso che possa essere interessante. L'unica cosa che mi sono accorta è che non ho neanche un orologio, neanche uno qua, zero, tondo. E allora facciamo così, accendo il computer, che così perlomeno vedo l'orario lì, perché sennò quando parlo poi mi perdo. Fai vedere meglio il libro, mi stanno chiedendo, la Pina. Voi lo vedete al contrario, è Dialoghi con l'aldilà, Fredrik Jürgensen. Ecco, questo è un libro vecchiotto, l'ho preso in un mercatino, però vedete, ci sono tutti gli appunti che mi sono fatta, perché dove ci sono i punti che secondo me possiamo. Ecco, così ho anche l'orario, fantastico. Così ci sono i punti su cui possiamo magari discutere, parlare, valutare assieme, fare le nostre considerazioni. Quindi direi di partire, che siamo già un buon numero. Poi Maria Grazia mi dice ti dirò io. Sì, ma comunque adesso ho acceso il computer così mi dà un altro punto di cosa. Io mi perdo, poi quando parlo starei delle ore. Sono una chiacchierona. Allora, dunque, partiamo, 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 partiamo. Allora, diamo proprio, diciamo, proprio tanto per dare inquadrarlo in un'epoca. Allora, Fredrik Jürgensen è nato ad Odessa l'8 febbraio del 1903 e è morto a Stoccolma il 15 ottobre del 1987. È stato un regista cinematografico di genere documentaristico svedese, noto in particolare per essere stato il pioniere della psicofonia insieme con Rod Hive.
Si stabilisce a Stoccolma nel 1943, studi di canto a Milano e fu cantante lirico e pittore. Come archeologo diresse scavi a Pompei e nel sottosuolo della Basilica di San Pietro. Infatti nel libro racconta che era stato chiamato dal Papa per fare degli schizzi quando la tomba di San Pietro. Quindi lui fece una serie di dipinti del sito archeologico e quindi è una persona che godeva di grande fiducia anche in Vaticano, eh? Quindi oltre ad avere veramente tantissimi interessi, era proprio poliedrico, aveva molti molti interessi. E lui è uno dei padri fondatori della cosiddetta psicofonia o metafonia, come la chiamiamo noi adesso, no? Però è la stessa cosa. Allora, lui praticamente dov'è che ha incontrato, a che punto della sua vita ha incontrato la metafonia o psicofonia? E qui lui racconta, no? Racconta che il 12 giugno del 1959, nella campagna di Stoccolma, in Svezia, egli aveva collocato alcuni registratori con lo scopo di registrare alcune voci di uccelli notturni che gli occorrevano per il suo documentario. Quindi niente di spirituale, lui stava facendo una normale registrazione per quello che insomma era il suo lavoro. Fu grandissima la sua sorpresa il giorno dopo quando, riascoltando il registrato, egli udì chiaramente la voce della sua mamma defunta che lo chiamava. Quindi io ho fatto qua una postilla e andiamo sul libro perché voglio che questo fatto venga raccontato con le sue parole. Quindi diamo voce a Jurgerson in un certo senso, perché questo è il suo libro e quello che è lui come descrive questo avvenimento che è stata, diciamo, la pietra d'angolo è molto molto interessante. Allora, lui racconta così: venerdì 12 giugno 1959 eravamo partiti per la campagna nel primo pomeriggio. E io avevo per la prima volta portato con me il mio registratore a nastro, badate bene a nastro perché all'epoca era così, con l'intenzione di registrare le voci dei vari uccelli. La posizione isolata della nostra proprietà di campagna, il grande giardino un po' inquinato, il bosco vicinissimo e il lago pieno di canne costituivano l'ambiente ideale perché numerose specie di uccelli potessero vivere e nidificare indisturbati. Fin da bambino il canto degli uccelli mi aveva sempre incolpito e interessato vivamente. Quando in quell'assolato venerdì pomeriggio arrivammo in campagna, ci recammo subito al lago, dove potevamo prendere tranquillamente il sole al riparo di un vecchio casolare. Erano circa le 16 quando mi decisi a fare delle registrazioni. Andai nella soffitta del casolare, che era piuttosto isolato, misi nel registratore un nastro nuovo e piazzai il microfono proprio sulla finestra aperta, perché se vi ricordate una volta avevano proprio il microfono collegato col filo, davanti alla quale era tesa una sottile rete di nylon. Quando poco dopo un fringuello si posò lì accanto, avviai il registratore, feci andare il nastro per 5 minuti circa, poi controllai la registrazione. Quello che però sentii era molto strano. Sentì come un fruscio vibrante, piuttosto violento, attraverso il quale, come da molto lontano, si poteva riscontrare un leggero cinguettio di fringuello. Il mio pensiero fu che una delle valvole fosse danneggiata dal viaggio del registratore. Tuttavia, avviai il registratore e feci scorrere il nastro. Questa seconda registrazione fu identica alla prima, sentivo uno strano fruscio e insieme il cinguettio lontano. Poi, improvvisamente, risuonò un assolo di tromba, che eseguì una sorta di fanfara introduttiva. Mentre ascoltavo stupito, una voce maschile cominciò improvvisamente a parlare in norvegese. Se fosse leggera, riuscì a percepire esattamente le parole. L'uomo parlava di voci notturne degli uccelli e io sentii una serie di strepitii, fischi, bisbigli, da cui credetti di riconoscere anche la voce di un tarabuso. Improvvisamente il coro degli uccelli tacque e con esso il fruscio vibrante. Subito risuonò il forte cinguettio del fringuello e in lontananza si sentirono cantare le cince allegre. L'apparecchio funzionava di nuovo perfettamente. Ma che cosa era accaduto esattamente? Che si trattasse di una trasmissione radio norvegese mi pareva evidente. L'unico radioricevitore esistente qui in campagna e si trovava a casa mia e non era in funzione. Altri apparecchi radio non ce n'erano perché la nostra campagna era per la posizione isolata al paese più vicino, un posto tranquillo e silenziosissimo, a parte il fatto che quella misteriosa trasmissione era stata innestata e poi improvvisamente disinserita.
Naturalmente esiste la possibilità che nei telematici costanti un registratore possa fungere da radio ricevente, ma non era strano, era strano che proprio a me, che stavo cercando di incidere voci d'uccelli, finissero sul nastro voci di uccelli notturni norvegesi, e proprio nel momento esatto in cui io l'avevo avviato l'apparecchio, le sembrava tutto molto strano. Si trattava forse di intelligenti invisibili che volevano attirare la mia attenzione in questo strano modo, quindi lui, primo contatto che lui ha avuto è stato di questo tipo. Quindi lui ha capito che è successo qualcosa di particolare perché ha sentito le cose che non erano possibili che fossero in questa registrazione. Ecco, quindi primo, diciamo, questo è stato proprio il primo là. Poi sono seguite ovviamente altre prove che lui ha fatto, no? Perché è stato chiaramente un crescendo, come per tutti quelli che si avvicinano alla metafonia, no? È un crescendo di prove e uno sempre più si convince dell'esattezza di questa cosa. Poi, tra parentesi, una cosa che non ho detto, che lui sapeva parecchie lingue, era una persona che aveva molti interessi e quindi aveva anche una straordinaria capacità di ascolto, ecco, perché il poliglottismo fa parte della metafonia, Però sanno anche quali lingue sai e quindi non si lanciano troppo lontano. Anche a me qualche volta mi mandano delle parole in inglese, in francese poche, perché sanno che sono basiche le mie conoscenze delle lingue, però è una, come posso dirvi, è una delle qualità, diciamo, qualità delle caratteristiche della metafonia. Quindi lui poi va avanti, no? Tutti gli esperimenti adesso qui gli esperimenti che ha fatto, tutto quanto, adesso non stiamo, però volevo che fosse raccontato questo episodio, che questa è stata la pietra d'angolo, con le sue parole. Poi praticamente lui fece numerosi esperimenti coinvolgendo un gran numero di persone e producendo migliaia di nastri, e ipotizzò che tali voci appartenessero a persone defunte. Quindi tutto il percorso che segue dopo questa prima registrazione, a cui lui non dà una spiegazione, diciamo, logica, viene confermato dall'arrivo di altre voci, quindi tantissime persone che lui è riuscito a registrare praticamente, no? E quindi i suoi studi cominciarono a seguire una pratica molto, cioè, sistematica, no? Andò avanti e conobbe un certo Konstantin Rodive, che non fu inizialmente convinto delle tesi di Jurgenson, e terminato l'incontro, per sincerarsi che il suo scetticismo non fosse pregiudiziale, volle fare esperimenti anche in prima persona, come per dire: sì, ok, io sento queste registrazioni che mi fai sentire, caro Frederick, però io sono come San Tommaso, voglio provare io, questo aveva detto, no? E quindi si mette anche lui di buona lena a sperimentare. E quindi questi esperimenti lui inizia a fare, Rodive, e anche lui viene conquistato, cioè si rende assolutamente conto che queste cose sono reali. Quindi anche Rodive era una persona, insomma, di un certo livello, un romanziere, che non fu convinto subito dalle sue tesi, ma poi, come abbiamo detto prima, si convinse talmente, convinto di questa realtà, di queste voci, che divenne uno dei più grandi studiosi del fenomeno, giungendo alla fine della sua vita a raccogliere ed analizzare ben 80.000 voci. Scrisse anche due libri sul fenomeno, si chiama Voci dell'aldilà e Sopravviviamo dopo la morte. Quindi Rodive è un personaggio che ha affiancato Jurgenson in questa ricerca. E anche qui vorrei che questo incontro con questo Rodive sia con le parole esatte di Jurgenson. E quindi andiamo a prendere, dove ho messo il mio segnalibro, eccolo qua, Rodive. Allora, dunque, ecco qui che dice: quanto al dottor Rodive, desidero far levare in modo particolare il suo lavoro di ricerca. Quindi nel suo libro Jurgenson scrive di Rodive e dice: egli è venuto a trovarmi una volta nel 1965 e insieme abbiamo ottenuto buone registrazioni destinate personalmente al dottor Rodive. Ok, no, scusate, questo è una cosa che lui aveva preparato per Rodive. Allora, il dottor Rodive ha deciso di compiere ricerche approfondite sulle voci e a questo punto si è costruito un piccolo laboratorio ben attrezzato. Il suo scopo era quello di andare a fondo del problema su basi e metodi puramente scientifici. Quindi lui, Rodive, ha un approccio assolutamente scientifico.
per quello che era la scienza di quel tempo, ovviamente, e la possibilità di chiaramente testare le cose. Nel corso degli anni è riuscito a far venire da lui molti importanti scienziati esperti, che furono tutti testimoni di registrazioni delle voci e che in seguito affermarono che il fenomeno era reale. Rifiutare o ignorare da parte degli scienziati il fenomeno delle voci non è dunque oggi più possibile, specialmente sulla base del lavoro proprio del dottor Rodive. Quindi ha messo proprio, insomma, tutto su base scientifica. Ha esposto il dottor Rodive il risultato nei suoi lunghi anni di ricerca in un libro che è stato pubblicato in lingua tedesca. Quest'opera potrebbe essere considerata come un sostegno e un completamento scientifico del mio libro. Quindi Jurgenson riconosce a Rodive di aver fatto un lavoro scientifico a conferma dell'esistenza di queste voci. Infatti ne parla nel suo libro, come potete vedere. Vorrei a questo punto chiarire bene un concetto, dice Jurgenson, poiché questi fenomeni sonori sono in tutta la storia dell'umanità i primi che si siano ottenuti con mezzi tecnico-fisici. È chiaro che essi costituiscono un terreno completamente sconosciuto. Tutto ciò che si cela dietro questo fenomeno esula dalla nostra competenza scientifica, anche se chi se ne occupa è esperto del suono, fisico, psicologo, psichiatra, parapsicologo o medico. Se noi poi, con riferimento a queste voci, vogliamo intervenire in gruppi di ricerca, test o altri esperimenti di tipo tecnico, il loro compito non potrà essere che quello di individuare oggettivamente i processi. Non possiamo infatti dimenticare che in questi esami, in queste ricerche, si brancola nel buio. Si deve quindi far tutto il possibile non solo per escludere imbrogli e artifici, ma anche per scoprire la fonte di energia del fenomeno stesso. Si devono filtrare e ampliare certe voci deboli, nonché schermare gli apparecchi per evitare disturbi. Ma per poter capire bene e in modo oggettivo questa cosa nuova, mai prima esistita, occorre più che altro disponibilità e maturità da parte dei ricercatori interessati. Quindi non partire con dei pregiudizi, in poche parole. La soluzione del problema non dipende quindi soltanto dalle apparecchiature tecniche, occorre prima di tutto vedere fino in fondo a che punto il ricercatore possa essere libero da qualunque ideologia e limitazione di tipo dottrinario. E se anche abbia il coraggio personale di rendere noto al pubblico senza prevenzione il fenomeno. Una cultura troppo vasta può costituire spesso un grosso impedimento, specialmente se si tratta di ipotesi teoriche e speculazioni dottrinarie, come per dire chi si arroccava nel suo castello a dire io ho la ragione, questa cosa non è possibile perché io so questo, so quest'altro, partiva già in poche parole col piede sbagliato, no? Quindi ci voleva una grande umiltà. Per poter comprendere e ammettere che questo fenomeno era possibile. Quindi vedete che per la loro epoca, anche Jurgenson comunque, oltre a Rodive, hanno avuto un atteggiamento di grande sorpresa, di grande convinzione, perché si sono convinti personalmente dell'esistenza di queste voci, ma soprattutto hanno cercato disperatamente, direi, un appoggio anche scientifico, cioè loro volevano dare una dignità scientifica a questo fenomeno, ecco quello che voglio dirvi. Tant'è che poi anche Jurgenson, e adesso qua mi ricordo che c'era, vedi, anche Jurgenson si avvalse di collaboratori in successivi esperimenti, quindi Bender, direttore dell'Istituto di Parapsicologia di Friburgo, poi Max Planck, dell'istituto, un altro istituto insomma, di studio, il professor Rolle, presidente dell'Associazione per la Psicologia Italiana, insomma, lui cercava veramente in tutti i modi di dare dignità, la dignità della ragione, della scienza a questo fenomeno che lui riteneva reale come Rodive e che voleva e che comunque pensava fondamentalmente ci fosse una base anche scientifica, cosa che penso anch'io, cioè io non penso che non ci sia una base scientifica, perché questi fenomeni avvengono con relativa semplicità, direi. Ecco, quindi ci sarà un motivo, ecco, sarebbe bello poterlo studiare. Io non ho, purtroppo, non ci provo nemmeno, perché poi oggi come oggi, cioè, secondo me c'è ancora meno serietà in certi ambienti, quindi ritengo la cosa veramente difficile, no? Vabbè, non perdiamo le speranze, come si suol dire. Allora, dunque, poi mi sono fatta degli appunti sui suoi pensieri di Jung. Possiamo insieme avere un po' l'idea di quello che era lui. Quindi, pagina qui, mi sono segnata, 229, eccola qua. Allora, e lui fa un po' di considerazioni, che dopo su queste considerazioni assieme ci ragioneremo, ok?
Allora, di che cosa sono assolutamente convinto, dice Jurgens, a chi cerca un collegamento per necessità interiore, per amore, nostalgia e preoccupazione per il destino dei suoi cari defunti, perché li chiamava così, a chi vuole partecipare con cuore puro e grande pazienza alla costruzione di questo mondo e l'altro, a costui le porte si apriranno sicuramente. Quindi questo lui dice, ecco, detto, quindi convinto che se le intenzioni sono nobili, il risultato è inevitabile, cosa che peraltro ho sempre affermato anch'io. Poi dice: è meglio che non usiamo la parola spiriti, perché questo concetto è legato a una catena infinita di concezioni sbagliate. Chi riesce a rendersi conto di tutte queste distorsioni riesce più facilmente a avvicinarsi al piano di coscienza dei defunti. Quante volte ho inciso sui miei nastri in tante vibrazioni, variazioni, le medesime affermazioni e con quale espressività di co i cosiddetti morti pronunciavano, gridavano, recitavano, cantavano la stessa cosa. Noi viviamo, noi viviamo, noi non siamo morti, siamo vivi. Oppure Frege, i morti vivono perché non sono affatto morti. Oppure noi siamo uomini, i morti sono uomini. Quindi, con che, capite? E questa cosa posso dirlo anch'io da metafonista, perché io ricevo spesso, e anche nelle commissioni che faccio pubbliche, chi mi segue lo sa, spesso loro si affrettano, si affannano a dire siamo vivi, sto bene, la vita continua, capito? Non ho mai sentito definirsi morti loro, capito? Ma vivi, ecco, vi rendete conto? Quindi per me è una grande lezione trovare lo stesso riscontro anche. E diciamo in quello che è stato scritto 50 anni fa, è da un altro metafonista, e le parole sono le stesse, parla di ponte, il ponte, anch'io parlo di ponte sempre, no? Cosa vi dico sempre? Voi mettete il vostro amore al ponte d'amore, io metto l'orecchio e ascolto la risposta, parlo anch'io di ponte, se ci pensate, lo stesso discorso, uguale. Quindi certe cose che ho già detto l'altra volta, che ho riscontrato in questo libro, che trovo anch'io nella metafonia, no? Quindi la velocità con cui queste parole arrivano. Da qui la necessità di rallentare, chiaramente il registrato, e noi siamo fortunati in questo perché abbiamo dei programmi che ce lo permettono con un clic. Una volta era molto più difficile. Le onde, quindi quando parlano sempre di onde, come onde di energia, di vibrazione, quando mi mandano una parola sbagliata mi parlano di onda anomala, per farmi capire che non era stata composta bene, perché possono sbagliare anche loro a scrivere una cosa, a parlare, no? Può succedere. Il poliglottismo, l'uso che vi ho detto prima, ne abbiamo parlato, l'uso delle lingue straniere, no? Ma questo secondo me è fatto per far capire che dietro c'è una mente pensante, perché se tutta una frase tu usi l'italiano e poi metti solo in mezzo una parola in francese, in inglese, comunque vuol dire che dietro c'è una mente che ragiona, ok? Che non è una cosa automatica, come tanti magari dicono. È automatico o cose di questo tipo, no? Quindi tutte le persone che hanno umiltà, anche diciamo persone studiose di un certo livello culturale che si avvicinano alla metafonia, rimangono stupiti nel vedere che questo effetto è reale, ne rimangono conquistati, ok? Quindi questo è quello che. E poi andiamo avanti con le altre considerazioni. Allora, quest'altra pagina e c'è un altro pensiero che secondo me è molto bello. Ho segnato quelli che ritengo i più belli e degni. Nel senso che possono dare degli spunti anche per noi per parlarne dopo. L'arte di ascoltare è un'arte difficile che va appresa lentamente. Non bisogna servirci dell'udito solo per le registrazioni, dobbiamo esercitarlo giornalmente, ora per ora. Allora, ascoltare, l'arte di ascoltare richiede quattro cose: distacco, vigilanza, silenzio dei pensieri e tranquillità interiore. E se vi ricordate bene, io vi dico sempre, quando facciamo i contatti, fate silenzio in voi stessi. Silenzio, nessun pensiero, proprio silenzio. E quindi ritrovo ancora una volta un mio modo di pensare anche in questo, no? Quindi distacco perché non bisogna essere coinvolti dalle emozioni, perché se no carichiamo tutto questo, in qualche modo sbagliamo, perché siamo delle paure, sbagliamo, ansia di prestazione, sbagliamo. Purtroppo sbagliamo, proprio una lavagna pulita, noi riceviamo, siamo delle antenne, magiche antenne, come diceva il mio amico Riccardo. Quindi andiamo avanti, medianiche antenne, non magiche, perdonate, medianiche antenne. Andiamo avanti con le nostre considerazioni, che mi sono segnato tutte le pagine, perché chiaramente il tempo è sempre poco, io per non perdere tempo mi sono letta da brava docente tutto. Ok, eccoci qua.
Ecco qua, noi viviamo, dicono, noi siamo felici, questo è il nostro messaggio. E in effetti con questo hai detto tutto, l'immortalità della vita, la forza trasformatrice della morte e la realtà di un ponte tra il qui e l'aldilà. Se solo noi potessimo comprendere fino in fondo il senso vero di queste parole, saremmo anche in grado di modificare radicalmente il nostro modo di vivere. La quintessenza della vita si manifesta nell'eterno operare. Là dove invece regnano paura e angoscia, lo spirito non può evolversi liberamente. Grande, grandissime queste parole, che dicono veramente, insegnano molto, secondo me, ed è bellissimo poterle leggere. Ecco, quindi adesso, oltre a questo, considerazioni, arriviamo a pagina, che io, poi il libro è lunghissimo, dice tantissime cose. In questo libro poi ci sono tutti gli esempi, lui è poi uno studioso, appassionato di storia, quindi lui è riuscito anche a contattare, pensate, personaggi di un certo livello, e adesso vi dico anche chi, perché l'ho segnato qua. Ok. Vediamo un po', personaggi famosi, ecco qua. Allora, la dimostrazione del fatto che l'uomo dopo la morte continua a vivere come entità cosciente è di valore incalcolabile, come anche il fatto che i morti possono comunicare con noi tramite radio e registratore. Già il fatto impressionante che personaggi come Hitler, Stalin, Trotsky, Lenin, Van Gogh, Eleonora Duse, Annie Besant, mia madre, infatti all'inizio aveva detto che aveva ricevuto la voce di sua madre, D'Annunzio, Göring, Himmler, Kessner, Montedoro, altri famosi scienziati, musicisti, compositori, cantanti, nonché semplici operai, artigiani, tutti si manifestarono insieme, dandosi del tu, cercando di portare a termine di buon accordo un lavoro comune. Questo solo fatto, dicevo, è di importanza decisiva. Se nell'aldilà era avvenuta una vera riconciliazione tra i carnefici e le loro vittime, non potevo che esserne felice. Vedevo in questo per la prima prova pratica della possibilità di realizzare una comunità fra tutti gli uomini. Non esisteva per me alcun dubbio circa il fatto che tutte queste persone morte avessero compreso il vero significato della legge causa-effetto, che avessero scoperto il segreto primo della vita e della morte. Con questo però non intendo affatto dire che tutti gli uomini dopo la morte si trasformano improvvisamente in puri angeli. Questo l'ho sempre detto anch'io. La grande trasformazione avveniva nella psiche dei defunti, che è riconducibile solo fino a un certo punto al superamento di tutte le debolezze fisiche. Il ruolo decisivo deve essere attribuito a quella dimensione aspaziale e atemporale che col suo sincronismo mobile concede ai morti il grande vantaggio della percezione diretta. Le conseguenze pratiche di queste percezioni sono la maggior parte di noi, dal nostro punto di vista terreno, molto difficili, se non addirittura impossibili da valutare. Quindi, se per esempio i morti riescono a percepire la causa e effetto di tutti gli avvenimenti e di tutte le cose come un'unità contemporanea e conclusa in se stessa. Quindi lui praticamente si è accorto che è riuscito a parlare con personaggi anche che nella vita, diciamo, erano anche persone che no, erano responsabili di grandi stragi, diciamo, no? Però si era reso conto che comunque era come se si fossero pentiti e avessero vittime, capito, i carnefici avessero raggiunto un livello paritario, e questo è meraviglioso, no? Quindi è bello questo punto che dice queste cose. Poi lui, chiaramente, essendo uno studioso di storia, e poi gli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale erano molto vicini a lui, proprio come epoca, quindi lui era molto interessato a snocciolare, a capire certe cose, e quindi da qui il suo interesse, no? Quindi, allora, sanno, queste, diciamo, diciamo, i morti ne sanno abbastanza in merito, talvolta anche più che abbastanza, poiché essi assistono ai morenti, accolgono i defunti, conoscono bene l'origine di ciò che noi chiamiamo morte. Sanno che gli uomini, anche se non si distruggono con guerre di razza, di religione, accorciano la propria esistenza con ogni tipo di vita assurdo, perché si agitano, bevono, fumano, gozzovigliano, si amano, si odiano fino alla morte. Sì, in fondo, i più si tolgono la vita da se stessi e solo pochissimi muoiono in tarda età di morte naturale. I morti sanno tutto questo, nell'aldilà i fatti parlano in modo efficace ed evidente. Quindi vi rendete conto che grandi verità che dicono, no? Tutte le idee, concezioni, le idee contrastanti che agitano oggi con tanta inquietudine il nostro pensiero, come per esempio l'annientamento, vita eterna, inferno e paradiso, Dio, il diavolo, moralità, immoralità, odio, amore, hanno perduto di là della tomba, al di là della tomba, la loro natura temporanea, la loro forza immaginaria e si sono distrutte da sola per la loro innata assurdità.
È per questo che gli oppressori e gli oppressi, i giudici e i giustiziati, i potenti, possono cominciare di nuovo tutto da capo insieme in una semplice e naturale armonia. Guardate che bellissimo, dietro queste frasi c'è tante ore di registrazione, perché se lui è arrivato a queste conclusioni è perché ha avuto delle dimostrazioni in questo senso. È una cosa che secondo me... Allora, poi un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo, che vi voglio leggere, che parlava esattamente della reincarnazione. Allora, per poter capire con chiarezza queste cose fantastiche volute dal destino, dobbiamo analizzare a fondo certe leggi biocosmiche, che noi nasciamo con caratteristiche e qualità profondamente diverse. È un dato di fatto evidentissimo. Dal primitivo Boscimano fino ai più saggi filosofi e fondatori di religioni, la nostra scala evolutiva si dispiega con un'infinita varietà. Aspettate che devo rimettere su perché vedo che sta finendo la batteria prima che... Ecco qua, perfetto. Quindi, tuttavia, questi differenti livelli spirituali e tutte queste fatidiche diversità degli uomini sono spiegabili soltanto con una ferrea legge di causa-effetto, quindi la reincarnazione, collegata all'idea della rinascita dell'essenza umana. Purtroppo noi uomini siamo pigri e impariamo con lentezza. Infatti, quello che in Oriente da millenni è una verità ovvia e indiscussa, viene accettato nel nostro super razionalizzato Occidente solo lentamente, con molta fatica e incontrando grosse resistenze. Quindi, questo per quanto riguarda la reincarnazione. Quindi lui era aperto a questa idea. E poi un esempio che mi piaceva moltissimo, se riesco a trovarlo, eccolo qua, ghiaccio e vapore, che volevo dirvelo perché è molto carino. Allora, lui fa una considerazione su questa psicofonia e dice: i due mondi sembravano dall'alto solo dalla nostra immaginazione, da barriere create esclusivamente dalla nostra mente, legate ancora a spazio e tempo. Quindi sentite bene le parole che usa. Come ghiaccio e vapore sono ben diversi tra di loro, pur essendo entrambi solo acqua allo stesso modo, la differenza tra il nostro mondo e l'altro consiste soltanto nella diversità delle frequenze di vibrazione, che per essere percepite da noi richiedono un determinato grado di coscienza. Il valicare giornalmente questo ponte per un altro mondo richiedeva da parte mia un'attenzione intensissima. La minima distrazione o imprecisione aveva subito come conseguenza ogni genere di errore e confusioni. Tutto questo era per me una scuola estremamente dura. Però questo esempio dell'acqua, che chiaramente se raffreddata diventa ghiaccio, eppure è sempre acqua, no? Può essere liquida e solida. È un po' proprio come noi, no? Cioè noi parliamo con loro, ci sembra che siano lontani e poi sono compenetrati nella nostra realtà. Perché loro dicono spesso siamo con voi, siamo insieme a voi, siamo noi che non riusciamo a vederli perché loro vibrano così velocemente che in qualche modo non sono percepibili da noi. Quindi è molto bello. E poi una frase di chiusura, poi lasciamo spazio alle domande, che l'ho segnata perché mi sembra il più bel modo per poter chiudere questa chiacchierata su Jurgenson. Eccola qua. Allora. Con la creazione di simili centri, lui auspicava dei centri di ricerca per la metafonia, no? Con la creazione di simili centri di ricerca sotto la guida e controllo di scienziati, si sarebbe fatto il primo passo verso una proficua collaborazione della radio terrena con quella dell'aldilà. Sperava di trovare una base scientifica. Coloro che sono veramente seriamente interessati a partecipare alla costruzione del ponte tra qui e là dovranno dedicare questo tempo, pazienza, fatica, perché senza impegno personale non si possono attendere risultati positivi. Soprattutto però questo è il punto essenziale, tutto dipenderà esclusivamente dai motivi che stanno alla base del vostro desiderio di contattare i morti, cosiddetti morti. Se vogliamo bandire definitivamente il dolore, la pena, il terribile paura che sono legati alla morte, dobbiamo renderci conto dell'atavica distorsione che è dentro di noi e che ha legato il nostro modo di pensare e di sentire al circolo vizioso di spazio-tempo-causalità. Noi tutti dobbiamo attraversare una sorta di crepuscolo degli dèi, dei demoni e, nonostante tutte le perdute illusioni, ritrovare la via che porta al cuore dell'uomo. E questa mi sembrava la frase più bella per chiudere questa passeggiata nel libro di Jurgenson. Veramente molto bello. Io ho segnato giustamente non tutti. Le cose perché sono tantissime e il tempo è veramente poco e mi ero veramente ripromessa di lasciare uno spazio per poter discutere di quanto abbiamo letto insieme e sentire un attimino cosa ne pensate, se avete delle domande, ecco questo che voglio chiedere. Quindi adesso
abbiamo sicuramente ancora un po' di tempo, quindi sono a vostra disposizione per discutere e discutere o se avete dei dubbi. Io trovo che in questi passaggi del libro che ho segnato c'è proprio l'essenza di questo metafonista che non c'è più, ma che comunque diciamo che nei suoi pensieri mi chiaramente, io non parlo mai di loro come morti, come se mai, ma di vivi. Lui ancora fa questa distinzione, ma la fa forse per far capire, perché dovete pensare che lui era all'inizio di questo discorso e quindi immaginate quante ostilità abbia ricevuto. Però una persona che lui nel libro giustamente spiega, io non l'ho letto il pezzo, ma lui ha conquistato dalla metafonia, dalla psicofonia, che ha mollato tutti i suoi interessi, che erano innumerevoli, perché lui era un pittore, ha fatto dei quadri ai papi, quindi è una persona, capito, che aveva già una carriera avviata, e lui è documentarista, l'abbiamo chiamato anche a Pompei per tutte cose che lo interessavano tantissimo, ma la metafonia era ancora più interessante per lui, quindi in qualche maniera lui ha lasciato tutto per dedicarsi esclusivamente a questo, anche diciamo con un danno materiale, perché ovviamente non gli dava delle entrate come lo poteva dare le altre cose, la pittura e tutto il resto. Godeva la fiducia del Vaticano, quindi andava tranquillamente, capito, anche lì, aveva tutte le porte aperte, era una persona di un certo livello, quindi. Però questa cosa l'aveva proprio conquistato totalmente. Quindi adesso leggiamo le vostre domande, vediamo un po' perché. Vediamo un pochino, allora, vediamo. Allora, aspettate un attimino. Bellissimo, sì, interessante, sì, secondo me è molto interessante, molto, molto. Adesso vedrete che poi anche degli altri metafonisti di cui parleremo, tutti che non ci sono più ovviamente, perché lo faccio su un lavoro, diciamo, sul progresso, e sarà molto bello vedere anche gli altri come l'hanno affrontato. Allora, vediamo un attimino se c'è qualche domanda. Riuscirò ad. Ah, ecco, qua mi pare che sia una domanda. Allora, Giovanna Bonfreschi dice: riuscire ad avere una coscienza profonda di questi messaggi ci dà la possibilità di cambiare la nostra prospettiva con cui guardiamo questa vita. Per me ci sono aperti degli orizzonti che mi regalano tantissima libertà. Hai espresso benissimo, Giovanna, il pensiero, veramente. È così. Cioè, siamo molto più liberi, no? Nel senso, capire che c'è qualcosa di diverso, di più, averne la prova e non ti interessa, capito, altro. Nel senso, hai sempre un'ancora nel cielo, come dico io, no? Anche nei momenti più bui, tu non riesci a considerare la morte tutto. E questo ti dà una forza immensa, davvero. Ed è un grande dono. E sarebbe bello che tutti potessero averla veramente questa certezza, perché non ti evita i mali della vita, i dispiaceri, le malattie, la morte, no, chiaramente no. Però ti dà dentro di te tu hai quella certezza che non finisce tutto lì e quindi affronti tutto con un altro sguardo. Quindi è bello il tuo intervento, molto bello. Maria Grazia dice che non ha dubbi sulla metafonia. Però i concetti che ha scritto Jurgenson, le riflessioni sono veramente stupende. Sì, io ho selezionato alcuni di questi pensieri perché volevo che fossero di spunto diciamo, per discuterne e per valutare. Comunque ho capito, bellissimo, hai assolutamente ragione. Ed è bello che anche tu, che sei una metafonista, ti interessi a questa cosa, no? Allora, Lucia dice: è meraviglioso pensare che loro siano sul nostro piano, ma purtroppo non abbiamo i sensi per coglierli, giusto? Esatto, sì, esatto. Loro hanno un altro tipo di, come posso dire, vibrazione, secondo me. Loro vibrano molto velocemente. Questa cosa ve lo dico perché io, quando ho fatto quella famosa foto, quel selfie che ho fatto a me con un gruppo, insomma, la Adele Insinno, che è una persona che ha organizzato un convegno a Napoli in cui ero andata, io per effetto ho detto: facciamo una foto assieme. Ho fatto questo selfie ed è venuto nella foto, impresso nella foto, e nel mio profilo lo potrete vedere, questa foto. La potrete vedere, il volto di suo figlio sopra la sua testa. Ed è a colori, si vede bene, sopracciglia, orecchie, naso. Non è un'ombra, non è un mi sembra, perché a qualcuno l'ho fatta vedere, fa no, era qualcuno che passava dietro. No, non c'era nessuno dietro, perché eravamo contro un muretto, dietro c'era il mare, gli scogli, non c'era nessuno. E poi comunque la mamma ha riconosciuto suo figlio. Poi si vede che la testa è più piccola rispetto alla nostra, quindi sproporzionata, insomma. Ed è come se vibrasse, se voi guardate il viso, è come se facesse così, come se vibrasse, no? Anche se lo sguardo guarda nell'obiettivo. Ed è una cosa meravigliosa.
su una pellicola, capito? Fissato in una foto. Quindi mi ha dato proprio l'impressione di vibrazioni diverse. Anche quando comunicano, io ho l'impressione che loro, quando parlano con noi, è come se rallentassero le loro vibrazioni per poter, tenere il piano, capito? Poter comunicare. E poi dopo un po' mi dicono ciao, devo andare, come per dire, fermarsi, devono andare, devono sollevarsi, no? Come se non potessero ottenere quel rallentamento per parecchio tempo. Quindi riprendono a vibrare e sono, diciamo, nella loro dimensione, no? Mi viene in mente come quei falchetti che si vedono in campagna, no? Che quando vedono una preda rallentano, stanno fermi, continuano a volare, fanno così con le ali, stanno fermi, puntano, vanno e poi riprendono quota e vanno. Ecco, per farvi un esempio, la vedo così. E quindi per me ha avuto una conferma. Quando parlano di vibrazioni, io la intendo in questa maniera. E poi sono pe menti pensanti perché vedono quello che succede nella nostra vita, nella nostra casa, se imbianchiamo, se facciamo dei lavori in casa, quindi sono nella nostra vita, non sono in altri posti, avete capito? È questo che voglio dire, le realtà sono compenetrate, come diceva Jurgenson, il tempo e lo spazio non esistono, ecco, il tempo è terreno e finisce qui, ed è vero. Se solo andiamo, gli astronauti c'hanno un altro tipo di tempo quando vanno sulla Luna, è tutto relativo, capite? E poi andiamo avanti. No, non riesco a scorrere. Ah, ecco, adesso scorro di nuovo. Allora, vediamo un po'. Ringrazio che lo propongo questa cosa, ma secondo me è interessante. L'idea è stata di Anna, dobbiamo riconoscere che Anna Tamburinitore è stata sua l'idea, non è stata mia. Io sono un ospite, ne verranno tanti ancora molto interessanti. Anche mia sorella ha iniziato a registrare quel canto di uccellini, da lì è cambiata la nostra vita, questa che. Vedo quattro persone, quindi siete riusciti a ricollegarvi. Ah, fantastico, Rossana. Il solito problema, sapete che purtroppo le linee sono sovraccariche. Questa zona, in me, dove abito, è veramente poco servita, ecco, diciamo così. Il problema è che adesso ho perso le vostre domande, mannaggia. Quindi eh sì, ho perso le vostre domande perché sono nel vecchio video e quindi non posso. Se potete rifarmi qualche domanda, io mi aggancio per poter rispondere perché non posso vedere più le vostre domande, sono andate perse. Quindi dovete gentilmente riscrivermi brevemente se avete dei quesiti da pormi, se no io passo ad altro. Bene, state ricollegando tutti, perché purtroppo quando ci siamo non ti lasciamo e siete eroici. Grandissime, purtroppo qua la zona è poco servita, io lo so che ho questo problema. Se avete delle domande, scrivetemele perché non le vedo più le vecchie domande che avete fatto, purtroppo. Vi risponderò chiaramente dopo, in un secondo tempo, però se volete che ne parliamo in diretta qui, dovete gentilmente rifarmi la domanda perché non ho possibilità di vedere quello che avete scritto prima. Se no passiamo ai saluti prima che cada ancora la linea, insomma, vedete come preferite voi, come volete fare voi. Perché esatto, il problema è questo qua. Quindi io direi proprio che se non ci sono domande da parte vostra, se tutto quello che ho detto, insomma, vi è piaciuto, è stato chiaro. Adesso Roberta, ecco, mi ha fatto una domanda, io chiedevo come mai con quella foto si può fare quello che ha descritto prima. Non ho capito la domanda. Io chiedevo come mai con una foto si può fare quello che ha descritto prima. Bella domanda Roberta, io non lo sa nessuno, guarda, eravamo lì in tantissime quando abbiamo fatto questa foto e quando abbiamo visto questa cosa chiaramente ci siamo entusiasmati, abbiamo riprovato tutti insieme a rifare altre foto, c'era anche la Marina Giulia Cavalli, che la conoscete perfettamente, l'attrice di Un posto al sole, altre persone insieme a me, ma non siamo più riusciti a fare la stessa cosa, perché in quel momento doveva avvenire, no? Come tutti i fenomeni che io definisco straordinari, avvengono così, con semplicità e non c'è un metodo, perché non mi è mai più successo, capito? Come altre cose che mi sono successe nella vita, sono successe una volta e non sono successe più e non so. Perché probabilmente doveva far parte del mio percorso anche quello, era un dono che è arrivato e non è, ecco perché anche la difficoltà spesso di poter dare una base scientifica a queste cose, perché spesso avvengono in maniera spontanea, naturale, così, senza una preparazione, quindi come fai a avere tutto per sapere in quel momento che succede una cosa straordinaria e avere tutte le basi scientifiche? Non è possibile.
Forse la metafonia un po' di più perché comunque fai una registrazione, la fai al momento, ecco, per me forse si potrebbe fare, ma io non ho molta fiducia, grande fiducia, no? Perché poi vedo che comunque si parte proprio dal piede sbagliato, no? Cominciando a dire negando questa cosa. Allora, se la neghi a prescindere, è facile buttare tutto, capito? Così, direi tutto così. Infatti è per questo che non tengo più neanche le registrazioni, niente, perché tanto alla fine sono felice di aiutare le persone per quello che riesco. Perché poi alla fine, fra 50 anni, quello l'ho detto anche l'altra volta, fra 50 anni la Hilde non c'è più. Ok, poverina, è andata, va bene. Cosa rimarrà delle mie registrazioni? Chi potrà metterci mano? Ok, quale scienziato potrà metterci mano? Nessuno. Le persone che hanno ricevuto i messaggi con le conferme, con le voci, con i nomi dei loro cari, con la voce che venne dai loro cari nella vita, saranno ancora vive per poter testimoniare questa cosa? No. Quindi alla fine che senso ha? Mi accontento di aiutare le persone per come posso, dando, come dicono loro, no? Tu sei un pronto soccorso spirituale, bene, io faccio questo, aiuto le persone, do il messaggio, in quel momento so che effettivamente questa persona ha ricevuto una carezza, ha ricevuto un aiuto, ok? Ed è reale, l'unica cosa reale è questa, e quindi mi accontento, ecco, non cerco in maniera spasmodica la conferma scientifica, peraltro io sono anche imbranatissima sul computer, quindi... Veramente sono un caso pazzesco perché con tutti i miei limiti riesco a fare una cosa sul computer e già lì sarebbe da ridere. Però è la verità, è la verità. Quindi, cara Roberta, succede, punto e basta. Chiunque può mettersi nascosto, certamente chiunque, chiaramente con tutti i principi che abbiamo sempre detto, no? Di cosa ti muove a fare questa cosa? Qual è il motivo, il leitmotiv, no? Che ti spinge a fare questa cosa? Perché è lì tutto il segreto. Se tu la fai per amore, se la fai per aiutare qualcuno, allora avrai sicuramente dei risultati, come dice Jurgenson. Se tu invece la fai per così, non avrai i risultati o li avrai minimi, cosa che ho già notato in molti casi. Allora, per un principiante cosa è meglio utilizzare? Dice Alberto, la radio, Frusci o altro? Ma guarda, per me la radio inizialmente è la cosa migliore perché è un pochino più cara, meno difficile, però bisogna rovesciare il nastro sempre e ricordarsi perché sennò si confonde, diciamo, quello che ricevi con quello che è la canzone sotto. Il Frusci è molto più pulito, nel senso, o c'è o non c'è, non c'è possibilità di errore, però richiede un udito molto fine, ecco perché io quando faccio sentire le voci le faccio sentire già io dove sono, però trovarsi un nastro davanti non è semplice per una persona, diciamo, all'inizio, onestamente. Pina dice che è meraviglioso sapere che stanno bene, sì, certo che è così, te l'ho dimostrato. È così, è assolutamente così. Lo so che poi, visto da nostra parte, c'è tutto il dolore che ci frena e quindi è dura. Però, insomma, certe volte veramente dicono di quelle cose che sono pazzesche, pazzesche, veramente, che danno delle conferme proprio di incredibili, incredibili. Anche ieri mi ha chiamato un papà che ha ricevuto un messaggio di quell'ultima diretta che ho fatto, che non ha visto la diretta mentre la stavo facendo, l'ha vista il giorno dopo e l'ha riconosciuto subito. Quindi vi dico. Incredibile, veramente. Ma ragazza dice: non è che porti troppa energia e salta tutto qui sul piano fisico. Qualcuno l'ha detto, ha pensato. Può darsi, perché io con le cose elettriche, elettroniche, ho un rapporto difficile con i lampioni, la strada si accende e si spengono, l'allarme si accende e si spegne. Può darsi che il mio campo magnetico in qualche maniera influenzi, ma sinceramente penso che sia un problema molto più terreno, che questa zona è poco coperta, lo penso sul serio, veramente. Quindi si interrompe il video e vabbè, questo purtroppo. Come si diventa metafonista, dice Alessandra. Ci sono scuole, io ho seguito solo lezione, un corso di medianità, ma adesso mi sto appassionando ascoltandoti. Come si diventa metafonista? Con tanta, tanta, tanta pazienza, tanto esercizio. Io ho insegnato anche questo, qualcuno ha proseguito sul cammino, qualcuno si è arreso perché la mole di lavoro era troppo, perché non è tanto imparare le quattro cose tecniche che bisogna imparare per arrivare alla registrazione, che quelle lì sono basiche, è proprio l'ascolto, le ore e ore d'ascolto che tu devi fare per poter arrivare a avere l'udito, diciamo, percepire bene, ecco, le voci. E poi quando le percepisci, ovviamente è tutto semplice, tu le senti subito, io le sento subito ovviamente. Infatti Anna mi sta dicendo, per chi vuole imparare a fare metafonia, io diciamo
dico, io ho fatto anche dei tutor pubblici, nel senso perché non ci sono segreti ovviamente, quindi l'ho fatto questa cosa, li dovete andare a cercare, ci sono. E poi ho insegnato anche le persone, cioè io non ho mai negato l'aiuto a nessuno perché non c'è nessun segreto qua da tenere, capito? Non c'è nessun segreto, assolutamente. Quindi per chi seriamente, con sincerità del cuore, vuole fare questo percorso per lenire un dolore, per la propria crescita spirituale personale, le porte sono sempre aperte. Ok, ma ragazzi, quando siamo in sintonia, pensiamo le stesse cose, certo. Sei una metafonista anche tu, quindi come me, un punto di vista assolutamente aperto. Lucia dice: vorrei farlo per mio figlio. Ecco, sarebbe un'ottima motivazione, ottima. Mi arrivano frasi, dice Florian. Ciao Hilde, anch'io ogni tanto registro e mi arrivano frasi, ma quando le ascolto per qualche giorno cambia completamente il messaggio. Perché? Perché non hai sentito i messaggi, semplicemente perché se c'è un messaggio possono variare qualcosa, ma fondamentalmente il messaggio rimane. Quindi è solo perché non è proprio sentito il messaggio. Quindi quello che dicevo, no? Tra sentire, sembrare di sentire e sentire c'è una differenza. Io quando faccio qualcosa faccio sentire anche gli altri, capite la differenza? Grazie. Rocco dice: Laura Paradiso diceva sempre: ogni lacrima che asciugo allarga il mio cuore. Parleremo anche di Laura Paradiso. Non l'ho conosciuta, però ho il suo libro perché l'avevo letto e ne parleremo. Era una grande persona. Dunque, Lucilla dice: volevo chiamarti, se è capitato di mandare, volevo chiamarti, se ti è mai capitato di mandare una tua traccia via email a qualche collega tuo, hai mai ascoltato tracce dei tuoi colleghi? Certo, sì, io ho delle persone, cioè, diciamo, dei metafonisti e qualcuno qui in ascolto che sono assolutamente di mia fiducia. E cioè, è capitato delle volte che mi hanno mandato loro delle tracce per me, perché nel messaggio dicevo: digli alla Hilde, perché sapevano che comunque eravamo in contatto e mi mandavano delle tracce, soprattutto in un momento in cui io non potevo fare metafonia. Spesso sono stati loro che hanno fatto le mie orecchie, cioè loro mi facevano arrivare i messaggi per me attraverso loro. Quindi assolutamente sì. Un saluto a tutti. Ciao sorellina. Allora, io mi spiace quando riesco a risalire, quindi aiuto le persone che meno allora non capire questa cosa. Ciao, ecco qua Salvatore che dice: Riccardo diceva che ci vuole tanta pazienza, costanza, umiltà. Esatto, un po' quello che diceva Jurgerson, no? Quindi le stesse parole, vedete, che to tornano sulla bocca di tutti i metafonisti, no? Non facciamo messaggi, mi chiedono i messaggi, ma questa volta è soltanto sulla storia della metafonia. La metafonia, lo ripeto, Nina, è per tutti quelli che hanno delle serie intenzioni e delle serie motivazioni, capito? E allora il risultato c'è, assolutamente, non ci sono differenze. Poi io ho notato che spesso la metafonia arriva spontaneamente, è successo così a me, che ho ricevuto dei messaggi spontanei, è stato così per Jurgerson, come se loro scegliessero le persone in qualche maniera, secondo me, adatte a fare questo compito, no? Per formazione, per sensibilità, per la storia di vita. In questi casi direi che sono stati loro a scegliere me o Jurgerson o altre persone. Questo non vuol dire che gli altri che hanno scelto di fare questo percorso non possano farlo, sempre, insisto, con delle serie motivazioni. Dicono, questa signora dice: Patrizia, cioè, ciao, ho avuto il piacere di incontrare Laura Paradiso e lei ha avuto una messaggistica straordinaria. Per esempio, Laura Paradiso usava le cassette, prima una cassetta, la grattava con una chiave, quindi faceva un fruscio e lei sentiva da questo fruscio le parole. E quindi è straordinario. È vero, il suo metodo, vedete, poi non c'è. Lei aveva quel suo metodo e con questo otteneva dei risultati. E cos'è che gli dava la certezza che erano esatti? Perché le persone si riconoscevano, sentivano e le cose che dicevano dicevano: sì, assolutamente così, sì, il nome è questo. Quindi alla fine è la controprova, perché a parlare teoricamente siamo buoni tutti. Poi la vera prova del 9 nella metafonia è fare e avere riscontro. Avete capito dov'è? Che uno deve mettersi alla prova. Se tu senti delle cose reali con un riscontro, con nomi, con fatti, se vengono con la loro voce, come succede delle volte in maniera straordinaria, lì è quella la metafonia. Non è nient'altro, non è parlare di metafonie. Parlare possono farlo tutti. Prendi due libri, parli, ok? Importante è farla con dei riscontri. Ok? Questa è la differenza. Quindi anche te, Cecilia, vorrei imparare a fare metafonia? Benissimo, va bene, assolutamente bene.
Non dirò mai di no a nessuno, nel senso che comunque è un percorso che ti aiuta soltanto, però è ovvio che deve essere fatto in modo serio, assolutamente. Quindi avete tante cose che si interessano, tanti interessi alla canalizzazione, certo. Alessandra dice: ti è capitato di sentire un messaggio di una persona suicida? Sì, non sono arrabbiati, Alessandra. Sono come se fossero, inizialmente io ho avuto 2 volte occasione di fare questo tipo di messaggistica, in tutti e 2 i casi ho trovato che loro erano come se non si fossero allontanati dal piano terreno. Ecco, quindi erano ancora, diciamo, una ancora dopo 6 mesi diceva che vegliava la sua salma, che a me è stato un messaggio che mi ha colpito, ma non in maniera positiva ovviamente, perché di solito parla di luce, di gioia, di vita, invece io mi immaginavo questo cimitero, tra l'altro andata al funerale, quindi sapevo bene di cosa stavo parlando, tristissimo, e questa persona che era ancora lì, come a voler negare quello che era successo. Poi l'ho risentita dopo un po' di mesi e il messaggio era di tutt'altro tenore, quindi ha detto: ho sbagliato, ho capito che ho sbagliato, salutami i miei figli, Dio mi ha perdonato. Ecco, quindi diciamo che comunque, insomma, una persona che arriva a fare un gesto del genere, l'ho detto più di una volta, è perché è veramente disperato. Quindi io spero veramente che Dio sia così misericordioso che li aiuti sempre, no? Nel senso, anche chi fa questi gesti. Ma sono gli unici messaggi che mi ha lasciato un po' così, un paio di volte, ma mai ho ricevuto messaggi brutti. La metafonia mi fa pensare a quel film americano in cui il signore, Valentina dice, la metafonia mi fa pensare a quel film americano in cui un signore riusciva a mettersi in contatto direttamente tramite una radio. Sì, ma ho capito che film si tratta. Sì, ha preso un po' il discorso della metafonia un po' alla larga, però è vero. E poi anche lì vede il tempo in quel film, è una cosa relativa se ci pensi, no? Quindi le motivazioni, per esempio, che dice aiutare il prossimo, è una motivazione anche quella, eh? Quindi ragazzi, ci sono tante, tante sfumature di cui potremmo parlare. I nostri cari Mauro, i nostri cari ci possono dare consigli su quale strada fare in un momento di difficoltà, quando è il bivio non si sa cosa fare. Generalmente non danno consigli sulla nostra vita, perché noi dobbiamo farci la nostra vita affidandoci alle nostre capacità, non alle loro, ecco, perché loro non si intrometterebbero mai. Raramente danno consigli di vita, ma lo scelgono loro, eh. Perché questa non è divinazione, è un'altra cosa, è una cosa spirituale, vorrei chiarirlo perché ci fa un po' confusione. Ciao Anna Maria, tesoro bello, una mamma splendida. Poi vediamo un po' che dice. Questi sono tutti casi personali, no? Intendevo qualche volta, dice Cinzia, intendevo che quando faccio metafonia alcuni messaggi mi nominano persone che non conosco e quindi non riuscendo a risalire al destinatario mi dispiaccio. Lo so, purtroppo delle volte succede anche a me che si infilano, chiedono aiuto e poi io dico, loro hanno una coscienza onnicomprensiva, invece da questa parte devi avere fisicamente qualcuno vicino per capire di chi è il messaggio, no? Però quando faccio metafonia io mi rendo conto che anche persone che si collegano dopo il messaggio gli arriva, cioè capito quello che voglio dire? Tutti quei messaggi che faccio hanno sempre un destinatario, ecco perché io dico tutto, anche le cose più strane, le dico tutte, perché io so che è così, quindi non ho più dubbi su questo, no? Quindi io dico tutti i messaggi e so che comunque arriverà al destinatario, o prima o poi mi arriva, come è successo quel papà che mi ha chiamato ieri confermandomi che il messaggio era suo. Quindi, perché non ha potuto collegarsi al momento della diretta, si è collegato il giorno dopo. Allora, Ivana Piceni, ho praticato la metafonia da circa 20 anni, poi ho smesso, mi ero un po' spaventato, io usavo l'acqua. Probabilmente non eri, insomma, non eri abbastanza centrata come concentrazione e tutto quanto, e forse le tue motivazioni non erano così, capito, sicure, perché la paura, cioè mai affrontare questa cosa con paura. Con non stando bene, non sereni mentalmente, in preda al dolore, alla disperazione, no, 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 non è la maniera, perché lì si è vulnerabili, si è assolutamente vulnerabili. Allora, benissimo, io direi che oggi non faccio, infatti c'è Maria Grazia che dice, oggi la Ilde non fa metafonia, oggi parlo di altri. Io partecipo ad un gruppo di metafonia e mi rendo conto, Marco, carissimo Marco, ciao. Io partecipo, scusate, a 2 gruppi di metafonia, mi rendo conto di essere un supporto delle anime che vengono, messaggi, non orecchio per sentire le voci, questo già mi conforta. Certo, ovviamente, tu sei un canale aperto, quindi non è così. Eh sì, Marco, è così. È certo che sei un supporto, sei comunque uno strumento anche tu.
Lucia dice: io ho avuto esperienza, appena perso mio papà, disperata l'ho cercato e non ci credevo. Ma ho sentito la sua voce che mi chiamava come faceva lui, la sua voce reale. Ho pianto, poi ho continuato, ma poi sono riuscita a sentire poco. Vabbè, insomma, e comunque qualcosa hai sentito. Gabriele dice: potrebbero manifestarsi entità cattive, farci del male. No, questo è il genere di paura che dovrebbe evitarsi, no? Perché comunque non fa bene, non va bene. Chi ha fatto metafonia con me sa che non c'è nulla di cui da temere, da aver paura. È una cosa spirituale. È chiaro che tu devi, probabilmente quando ti avvicinate a questa cosa, devi essere assolutamente conoscere te stessa, saper come stai, avere le tue sicurezze. Ecco, quindi ritorniamo sempre a bomba. È come tu ti approcci a questa cosa. Vedrete che anche Jurgerson diceva le stesse cose. Bisogna assolutamente, le motivazioni per cui tu fai questa cosa sono quelle che danno la sicurezza, ok? È questo che ti danno la certezza del risultato. Chi lo fa con amore, arrivano messaggi d'amore. Non c'è altro sistema, tutto il resto sono paure che abbiamo in testa noi, film di orrore. Infatti quando vedo dei tracciati metafonia presentati con tutte, come se fosse un film dell'Argento, io mi viene veramente perché dico: ma no, ma no, ma no, è una cosa molto semplice, molto bella, cioè vorrei poterlo dimostrare a tutti, poi io sono da sola, non è che posso fare tutto, capito? Quindi, però vi assicuro che non c'è niente da temere, assolutamente. Cioè dimenticate tutti gli orpelli, film di orrori, paura, no, siamo molto più liberi, ragazzi, siamo molto più liberi, credetemi. Allora, qui parlando di altre persone, poi ne parleremo ancora. Dunque, vediamo un po'. Se mi chiedono quando farò ancora metafonia, lo faremo ancora sì più avanti, probabilmente a fine mese. Io direi proprio che adesso non ci sono più domande, sono un po' tutti casi personali, no? Qui è Jessica, ecco, chiuderei con questa frase di Jessica che è bellissima. Dice: l'amore richiama amore, proprio così. Ecco, che poi è il principio, di Jurgerson, perché lui ha detto esattamente, con altre parole, la stessa cosa. Quindi con questo io direi di chiudere, siamo andati molto fuori dall'orario, però visto che si è interrotta e siamo riusciti a recuperare bene, io sono stata veramente felice di parlare di Jurgerson. La prossima volta affronteremo un altro libro, la storia della vita di un altro metafonista, e spero che vi sia piaciuto questo mio passare dalla vita, diciamo, dai suoi dati, della sua vita, a qualche pensiero suo e questa discussione che abbiamo fatto dopo questa lettura, e che sia una formula che vi sia piaciuta. Ecco, quindi la riproporrò ancora la prossima volta. Vi ringrazio sempre della numerosa partecipazione, siete gentilissimi della pazienza perché sapete che ogni tanto cade la linea, però vi siete tornati tutti precisissimi come sempre. Vi voglio bene e vi auguro un bellissimo pomeriggio. Ciao a tutti, ciao. Grazie, ciao.